L'icona a cui guardare in questo Martedì Santo, ma in tutta questa Settimana Santa e anche dopo, è certamente guardare la croce, meglio contemplare il mistero della croce. Ma non sbagliamo se invece di soffermarci, oppure se dalla croce noi spostiamo i nostri occhi di contemplazione verso i crocifissi di oggi, verso tutti coloro che, come abbiamo già detto ieri, dalle loro croci gridano: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Bene, noi viviamo la passione di Cristo. La viviamo in questa guerra assurda, in tutte le guerre assurde. Non esistono guerre, come dire, intelligenti o sensate. Ogni guerra, come hanno detto in tanti, ma soprattutto il Magistero della Chiesa, da Pio XII a Giovanni XXIII, a Giovanni Paolo II, a Papa Benedetto e a Papa Francesco, la guerra è sempre una follia. La guerra è sempre un'avventura senza ritorno. Ma dobbiamo vivere questo dolore, avere il coraggio di guardare la sofferenza degli altri per cambiare il nostro cuore. E se noi abbiamo questo coraggio di entrare nei crocifissi, nel dolore dei crocifissi del nostro oggi, scopriremo una presenza che conforta, sia che tu sei credente, sia che tu non sei credente. Cioè, Dio nel Figlio è presente nei nostri abbandoni. Stiamo vivendo grandi abbandoni, grandi esperienze di abbandoni, ma c'è chi invece vive, direi, esperienze di abbandono meno appariscenti, come può essere la violenza, la guerra, l'ingiustizia. San Paolo, che di esperienze di abbandono ne ha vissute, dice che lui le sue sofferenze fisiche, il suo senso, le sue esperienze di abbandono sono venuti da alcuni pericoli. E quali sono i pericoli? I pericoli dei suoi connazionali, i pericoli dei pagani, i pericoli nella città, i pericoli nel deserto, i pericoli sul mare, ma anche i pericoli da parte di falsi fratelli. Sono tutti pericoli che ci portano a sentirci abbandonati. E se dalla croce di ogni uomo e di ogni donna continua a sentirsi questo urlo su cui io mi soffermerò fino a Pasqua e anche dopo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, lo ripeto, se in questo nostro abbandono noi scopriamo che l'abbandonato della storia ha vissuto la mia e la tua stessa esperienza, bene, noi sapremo guardare in faccia il dolore, la sofferenza e veramente la kenosi dell'altro. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.